Una giornata di scoperte e novità è quella che si prepara a Pertosa per il lunedì dell'Angelo. La Fondazione Mida infatti ha stabilito l'ingresso alle grotte dalle ore 9 alle ore 19 con una visita che sarà continua in ordine di arrivo. Sarà possibile effettuare l'itinerario base della durata di 60 minuti che prevede un tratto iniziale di 200 metri in barca e la restante parte di 1000 metri a piedi con arrivo alla Grande Sala e ritorno attraverso il Braccio delle Meraviglie. Ma non solo grotte, nell'occasione la Fondazione aprirà anche il Museo Botanico che rimarrà aperto dalle 9.30 alle ore 18. Il museo presenta la flora naturale e la biodiversità relativa alle piante alimentari del Cilento e Vallo di Diano con collezioni di piante vive, erbari, semi, legni, bulbi, fossili di piante della flora del Cilento e il Vallo di Diano. Il Museo Spelo Archeologico che rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 18. Il Complesso Monumentale Jesus che rimarrà aperto dalle ore 11 alle ore 18. La visita dura circa un'ora e sarà possibile ammirare la mostra 22 anni dopo, un viaggio fotografico nei territori colpiti dal sisma del 1980 con circa 60 scatti del fotografo Francesco Fantini. L'ingresso alla mostra e ai due musei è completamente gratuito. Infine si terrà il laboratorio sulla degustazione dei formaggi accompagnata da prodotti locali guidata da assaggiatori ONAF. Il laboratorio consentirà di apprendere il corretto metodo per tagliare la fibra di pasta filata in modo da esaltarne il gusto. Si avrà il modo di imparare anche ad apprezzare le differenti caratteristiche dei formaggi ed il loro corretto abbinamento con altri sapori.